Buonasera a tutti, sono Andrea De Luca, il direttore generale della Folgormaglia e siamo qua allo stadio oggi, 30 giugno, per ufficializzare un accordo che abbiamo fatto con una delle più importanti società a livello nazionale di settore giovanile. Qui accanto a me, come vedete, Dino Fedi, che è quello che cura il rapporto appunto con le affiliate del Caucalcio. E siamo soddisfatti di quello che nascerà di qui in avanti per la nostra società, che credo ci possa far crescere ulteriormente. Quindi, se Dino vuole dire due cose, spiegare un pochino di cosa si tratta. Ah, guarda, prima cosa, questo è un accordo che nasce da anni di amicizia e di stima reciproca, perché poi Andrea nel suo passato calcistico è stato da noi alto fascio a allenare e anche successivamente i rapporti sono sempre rimasti ottimi e di ottimo vicinato. E qui le basi su cui si fonda l'accordo, che poi è un accordo tra persone prima ancora che tra società, è un rapporto che nasce su basi solide. Il vantaggio per entrambe le società è che sono molto vicine, per cui ci possono essere interscambi su tante cose, ma poi andremo anche un pochino nel dettaglio. Ne abbiamo parlato prima anche con Paolo, che è responsabile della scuola calcio, perché da quest'anno il programma degli affiliati si va a intensificare e si allargherà non solo alla parte prettamente tecnica, cioè delle visite e dei corsi per i tecnici, ma anche alla parte organizzativa che riguarderà un pochino segreteria. L'obiettivo è quello di far crescere le società con cui noi ce ne apportiamo, per cui si cercherà di fare un lavoro il più completo possibile. Credo che ci siano le basi per poter far tutto qui, perché c'è l'utenza, c'è uno stadio alle spalle e c'è soprattutto la voglia e la volontà di crescere. Tengo a precisare che non siamo qui per prendere, per prelevare, per derubare, siamo qui per collaborare con la società perché possa crescere, perché è interesse della società stessa, del Maglia, ma è anche interesse nostro. Per cui si cerca di crescere un pochino insieme, scambiandosi un pochino quelle che sono le proprie esperienze. Diciamo che la nostra è una società che è partita tanti anni fa e che diciamo, ha acquisito un bagaglio di esperienze che cerchiamo un pochino di trasmettere alle società con cui ce l'apportiamo. Ora, ha spiegato abbastanza bene Dino tutto quello che è il nostro accordo che faremo, ed è importante, lo sottolineo anch'io, il fatto che deve essere una crescita per entrambe le società, che gli accordi che vengono fatti devono essere per crescere, non perché vengono qua e vogliono prendere i calciatori. Questa deve essere una cosa chiara ed è alla base di ogni collaborazione. Il Delfreo, Mauro, che è il nostro responsabile della scuola calcio, se anche lui è stato d'accordo su questo nostro programmazione che abbiamo fatto con il Taos, e quindi vuole dire due cose anche lui. Io sono messo d'accordo con quello che hanno detto loro e sono orgoglioso, insomma, di questa collaborazione. Non vedo l'ora di iniziare, penso che ci siano tutte le, diciamo, le prerogative per fare un bel lavoro e niente.